Si tratta di una vera e propria emergenza ambientale. I contenuti di questo documento che noi mostreremo a tutte le autorità chiariscono che ci sono questioni profonde dal punto di vista del mancato funzionamento del porto. Un'emergenza ambientale che secondo noi a questo punto deve essere affrontata anche a livello nazionale. Questo documento venga preso in carico e venga esaminato anche a livello nazionale. Aspettiamo che ci siano le commissioni, gli enti di Camera e Senato che si occupino un po' di questa questione. Noi sappiamo che la revisione ambientale, la revisione diciamo, dell'autorizzazione, perché l'autorizzazione è stata data nel 2011, adesso sono dopo 5 anni, siamo in fase di revisione, è un momento importante, delicato, però nello stesso tempo non può essere un atto meramente interno e amministrativo. Emergono da questo documento, che ovviamente noi ci auguriamo che l'AMA possa rispondere tutte le contestazioni che vengono fatte qua e che però anche altri organi, secondo noi, anche di carattere diciamo, di tutela ambientale, ma anche la magistratura possa valutare le conseguenze, se ci sono conseguenze di quanto riportato in questa situazione. Nel comunicato stampa che adesso vi lasciamo trovate alcuni dei passaggi, non quelli più significativi, ma alcuni passaggi che noi ci sembrano particolarmente preoccupanti. Intanto c'è un passaggio a pagina 13 della relazione in cui si sottolinea le rilevanti criticità che riguardano l'intera gestione ordinaria dell'impianto, dove si afferma che la produzione di rifiuti che avviene nell'impianto, questi rifiuti non hanno né le caratteristiche qualitative né le caratteristiche quantitative previste dall'atto autorizzativo. Cioè una denuncia chiara, evidente, che all'interno dell'impianto il trattamento che viene fatto non corrisponde alle autorizzazioni che sono state. C'è un altro passaggio che finalmente credo faccia luce definitivamente sul fatto che l'impianto produce odori molesti. Finalmente troviamo per scritto in foglio ufficiale una cosa che è stata negata fino all'altro giorno anche dall'amministrazione, questo qui sappiamo quanto incide proprio sulla sensibilità e sul rapporto tra l'amministrazione, le istituzioni e i cittadini. Finalmente credo che non ci siano a questo punto dubbi, perché nel testo a pagina 10 della relazione si legge che, a parte che non manca tutta la documentazione tecnica a supporto diciamo, dell'analisi, ma si legge che a proposito proprio dello stoccaggio, le tecniche, le modalità di gestione dello stoccaggio non consentono di verificare fino in fondo la problematica degli odori molesti che sono prodotti dall'impianto, dall'installazione. Nel momento in cui il citato rifiuto, come si legge nella relazione, risulta non stabilizzato e ancora putrescente. Quindi gli odori molesti vengono dalla cattiva gestione dell'impianto. Paradossale poi, e di passaggi ne potremmo prendere diversi da questa relazione, ma a noi un altro passaggio paradossale e qui veramente riguarda tutta la cittadinanza, tutti quelli che hanno interesse a capire come funziona il ciclo dei rifiuti nella nostra città. Il passaggio in cui si mette in evidenza che dopo il trattamento, che produce, come sappiamo, il FOS e produce il CDR sarebbe il combustibile da rifiuti, in fondo il TMB dovrebbe produrre questi due prodotti, e poi produce una quota di scarto. Ebbene, nel 2017 la quota di scarto, cioè la quota che dovrebbe essere minoritaria, in realtà ha un percentuale maggiore del CDR, cioè del combustibile a rifiuti. Cioè noi facciamo tutto questo impianto, dopo che funziona, dopo che produce tutto quello che sappiamo, alla fine produce più scarti che prodotto. Io penso che questa è una situazione paradossale per sapere quanto ci costa questo impianto, quanto costa a tutti noi, si dice poi che ovviamente costa ed è un impianto che serve per ridurre l'impatto dei rifiuti, in realtà questo impianto produce scarti in misura maggiore alla quantità di prodotto che produce. E questo nonostante che l'impianto sia stato fortemente caricato nel 2017, perché come testimone della relazione sono il conferimento è aumentato di molto. Ma siamo abbondantemente, nonostante siamo aumentati sotto, siamo ai 450 tonnellate al giorno di media. Come sappiamo questo impianto è utilizzato per 750 tonnellate.
Quindi nella relazione si dice, ma nonostante questo impianto sia, produca e venga tratti meno rifiuti di quello per cui è autorizzato, paradossalmente dovrebbe essere, diciamo, una cosa che funziona benissimo, in realtà si legge, vi leggo, l'impianto pur lavorando ampiamente sotto soglia non risulta in grado di produrre, con riferimento alla frazione organica stabilizzata, un rifiuto conforme a quanto previsto dall'atto autorizzativo e a quanto previsto dai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica. Cioè il prodotto per quale è stato trattato che esce da quell'impianto, secondo quello che scrive l'acqua, non potrebbe essere queste sono solo alcuni passaggi molto significativi di una relazione molto importante che certifica definitivamente quello che vi dicevo all'inizio, bocciatura totale di quell'impianto, della gestione, di tutti i suoi passaggi. Non abbiamo messo nel comunicato stampa un passaggio in cui risulta ancora più evidente che non c'è distinzione, non c'è differenza tra i luoghi in cui si conferisce il materiale per il trattamento meccanico e biologico e quello invece in cui si fa la cosiddetta trasferenza. Per cui è lo stesso posto in cui arrivano i rifiuti per trattare l'impianto e quello in cui parte per la trasferenza. Noi vogliamo essere sempre, come abbiamo fatto in questi mesi, persone assolutamente responsabili, abbiamo chiesto che questo impianto progressivamente venga spento, abbiamo chiesto che ci sia un luogo istituzionale importante che progressivamente porti a questo obiettivo. L'impianto lì non può stare, noi sappiamo per la stessa missione dell'AMA che quell'impianto non è nel futuro dell'AMA, almeno con le caratteristiche attuali, e quindi proprio in questo momento in cui si sta riconsiderando l'autorizzazione di questo impianto, noi chiediamo che si prenda tutto il tempo e si valuti fino in fondo che cosa fare di questo impianto, perché una semplice valutazione amministrativa credo che alla luce di questi dati non possa essere ammissibile, soprattutto non possa essere accettata dalla comunità di cittadini, ormai decine di migliaia di cittadini che vivono all'intorno. Però posso dire una cosa anche un po': Roma non può permettersi nel suo territorio che ci sia qualcuno che scriva queste cose per un impianto che sta dentro il territorio del Comune di Roma, a poche centinaia di metri da un asilo. Questo a prescindere dal fatto che sei a 100 metri o a 10 km, questo non è un documento che può essere sovrapposto a quello che è una città come Roma, a quello che deve essere la nostra capitale. Questo documento è veramente preoccupante. Presidente, due domande. La prima, in quelle carte di fatto l'ARPA accusa l'AMA di traffico illecito di rifiuti, perché se la FOS non è FOS, perché diciamo, sarebbe una frazione umida tritovagliata di fatto, perché non ha l'indice respirometrico per essere umida tale, che cosa pensa di fare il municipio terzo rispetto a questo da un punto di vista legale? La seconda domanda, magari mi risponde entrambi, riguarda il futuro, nel senso che il piano tariffario dell'AMA fatto per il 2019 contiene anche le strategie dell'azienda per il 2019. L'azienda dice che sostanzialmente di quell'impianto, ancora per tutto il 2019, non solo di quello anche del TMP di Rocca Cincia, ne avrà bisogno, aumenterà le quote di trattamento, e cosa diciamo ancora singolare, che pensa di raggiungere il 2019 solamente il 50% di differenziata, che è un dato che si discosta del 10% in ribasso rispetto alle stime dell'assessore Montanari e del 15% in ribasso rispetto alle soglie nazionali. A luce di questo, mi chiederle A, se crede ancora realmente da amministratore che quell'impianto dal 1 gennaio 2020 sarà spento, e B, anche da questo punto di vista, siccome quell'impianto per non funzionare più Roma dovrebbe avere una raccolta differenziata che difficilmente raggiungerà il 2020, come pensa di agire dal punto di vista politico rispetto a questo? Sì, la prima domanda, io penso che non è compito nostro trarre conclusioni anche dal punto di vista, diciamo, così importante come la valutazione di che tipo di conseguenze hanno questi. Noi ovviamente la manderemo a tutte le autorità devono prendere e valutare le conseguenze di quello che sta scritto in questa legge. Come ho detto anche prima, io penso che l'AMA possa e debba in questo momento anche rispondere a queste contestazioni. Sul secondo aspetto, il municipio terzo su questo non può fare altro che far veicolare, come stiamo facendo adesso, le informazioni, perché noi pensiamo che le scelte giuste si prendono se ci sono le informazioni, che tutti hanno le stesse informazioni. Sul secondo aspetto, io penso che quell'impianto, con queste caratteristiche, un impianto che sostanzialmente in questo momento, come certifica, comunque era discarico,
quando tu produci più scarto che prodotto, evidentemente una discarica, lì non può starci. Non può starci per tanti motivi, perché quel posto è un posto urbano, un'area assolutamente urbanizzata, a pochi metri dalle case, quindi nell'orizzonte temporale breve, medio, l'impianto non ci può stare. Per farlo però, siccome non c'è un interruttore, come dicevo prima, non siamo persone responsabili, abbiamo chiesto che ci sia un luogo decisionale che possa consentire la gestione progressiva con un calendario, una serie di eventi puntuali che possa accompagnare le due di questo impianto. I cittadini lo sanno che non c'è un interruttore, ma se c'è qualcuno che sta gestendo questa emergenza tenendo a cuore le esigenze dei cittadini, e non solo tenendo a cuore altre valutazioni, ma di tanto partire dalle esigenze dei cittadini, perché i cittadini del terzo municipio non sono figli di un Dio minore, non possono sorbirsi tutto quello che non funziona in questa città e viene scaricato per loro. Chiediamo una gestione consapevole di un'emergenza ambientale che porta alla progressiva chiusura di quell'impianto. So che questo è possibile, noi l'abbiamo chiesto alla Montanare, vi posso dare la notizia adesso perché è arrivata proprio questa mattina, ieri ancora nel nostro bottone non lo sapevamo, ma la Montanare ha convocato il tavolo che abbiamo chiesto, una sorta di cabina di regia, per il 27 mattina alle 11.30 nel suo ufficio, esattamente quello che noi abbiamo chiesto nella manifestazione del 6 ottobre, avevamo incontrata i primi di novembre, ci aveva detto che insomma, questa eventualità per lei non era impossibile, abbiamo avuto proprio pochi anni fa, e alla luce di quello che ci siamo detti, noi chiederemo che questo luogo, non perché non c'è il municipio, è un luogo in cui ci devono stare tutti i soggetti che abbiamo deciso, deve accompagnare progressivamente questa dismissione di questo impianto, anche alla luce di questa relazione, perché io sono preoccupato se l'esito di questa relazione è che spendiamo 20 milioni di euro per far funzionare meglio il TMB a 100 metri di un'isola. Sono preoccupato che questa possa essere l'esito. Ci sarà anche la regione in quel tavolo che sarà convocato il 27 novembre? Credo di sì, sì. Abbiamo chiesto che ci sia regione, AMA e Comune. L'ultima però mi perdono, la taglio con la città. Lei crede ancora davvero nell'impegno che si è preso l'assessore Montanari di chiudere quell'impianto al 1 gennaio 2020 alla luce della relazione dell'ARPA e dei dati che ha in previsione? Secondo me questa relazione accelera questo processo di avvio alla chiusura. Può anche darsi che non sia il 1 gennaio 2020. Io penso che tutte le persone e tutti i cittadini che sono qui e che stanno lavorando insieme a noi, se gli venisse detto noi oggi, in questo momento, martedì 27, partiamo con un processo che va nella direzione della dismissione dell'impianto, ma invece di essere il 1 gennaio è il 6 marzo del 2020, io penso che qui nessuno lo deve dire. Il tema è quando partiamo per la chiusura, perché altrimenti dire che si chiude, ma poi invece aumenta il conferimento, aumentano i cattivi odori, l'impianto è gestito male, è una discarica di fatto, ci prendiamo in giro. Noi siamo determinati, come vedete, non molliamo su questa cosa, ma siamo anche responsabili, perché noi sappiamo che possiamo aiutare questo processo anche di miglioramento del ciclo dei rifiuti a Roma. Su questo vorrei essere chiaro che noi non è che pensiamo di chiudere o di dismettere l'impianto con una sorta di fattore NIMBY, no? Non vogliamo la sporcizia nel nostro cortile. Noi siamo convinti che se si affronta il tema del TMB, si affronta il tema del ciclo dei rifiuti a Roma. Fino a quando ci sarà un posto in cui io posso buttare tutti i rifiuti che voglio, come voglio, e con queste conseguenze io non avrò mai un ciclo di rifiuti degno in una capitale. Quindi noi quello che poniamo è esattamente questo, un tema ambientale di rilevanza nazionale nella capitale, dove chi scrive queste cose non può essere. Io non posso immaginare che nella nostra città succedano le cose che sono scritte in questa relazione. Vorrei che queste cose fossero prese nella giusta considerazione. Qui ci sono le accuse precise sul fatto che noi abbiamo un impianto a pochi metri delle case che dopo tutto è gestito male e produce più scarti che rifiuti per rispetto a cui è stato autorizzato. A parte tutta la molestia, che non mi sembra poco sui cittadini. È paradossale questo. Bene. Grazie. Se volete vi do questa qui stava nella cosa che mi ha dato, giusto? No, questa è la parte.